Incidente mortale oggi, domenica 7 ottobre, intorno alle 17, in via Reis Romoli, all'altezza del civico 274 Torino. Sul posto sono giunti la squadra infortunistica del reparto radiomobile della Polizia Municipale Torino, i carabinieri, la Croce Verde e la Croce Rossa. Sono rimaste coinvolte due vetture, un Audi A7 e un Alfa Romeo Giulietta. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'Audi A7, proveniente da strada d'aeroporto, abbia dapprima speronato un Audi A4 con a bordo una famiglia, genitori e due bambini di 7 e 12 anni, per poi centrare in pieno la Giulietta diretta verso Corso Vercelli, condotta da un 54enne. Inutili purtroppo i tentativi di salvare l'uomo. Il conducente dell'Audi A7 è stato invece trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco in codice giallo, così come è stata trasportata la famiglia dell'Audi A4, ma solo per accertamenti. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Municipale di Torino. Solo che ho aspettato entrare finché c'era il cadavere lì, non siamo macabri.